prima volta in questo strip club. Li sfaccio per suoi. Adesso li caccio questi. Oh, comunque guarda che ti ho tenuto quella lì per te, eh. La vedi quella bella volpe? Di Elkedic, è tua, fra. È il tuo regalo, è tua ricompensa, più soldi. Strip dance, hai ben strapezza? Sì, sì, fratello. Vai là, strizzale, tirale la coda, vai. Ah, oh, non cominciamo che tirare la coda. O mi fa uno strip club o non mi sta a fare uno strip club. Ah? Offrimi un strip club, sei il negozio di questo tuo negozio. Fammi un strip club da questa. Ah, il privé dici? Sì, privé, sì, sì, ma strip club che mi va. Vai là e tira le coda. Vai là e tira le coda e approccia con lei. Ciao Mal. Ciao Mal. Ha chiesto Money se gli possiamo offrire un privé. Sì, un secondo. Da quella con la coda. Neri. La calevo, neri. Che duri, cazzo, che sono tutti duri, oh. Che cos'è che è duro? Duro, tutto duro. Tutti duri, non vedi c***o? Tutti duri, tutti rigidi, c***o. Ma scioglietevi un po', madonna. Andiamola a sentire. Ok, no, ma adesso sta bene. Ok, 10 minuti, ok. Va bene, no, 10 minuti vanno bene. E niente, ciao. Allora, fai il volo un privé proprio di poco tempo al ragazzo qui. Che c'era, Clark? Mi chiamo Money. Oh, non ci puoi toccare, attento. Tu sei veramente bella come cassa di stella e luna. Prego, vi accompagna il ragazzo della security. Ok. Facciamo Giacomo, accompagnali nel privé gold, per favore. Grazie. Prego. Ho detto sì. Loro due, tu prego. Non sei invitato. Sì, prego, no, torna indietro. No, ma voglio solamente accompagnarlo e dargli il buona fortuna. Vieni con me. Amo un tonte. Neri. Nemi. Spero sia di suo gradimento. Ah, ma proprio il VIP proprio? Sì, 150.000. Prima volta in questo strip club. Oh, scusi, Volpina, li strappe. Mi raccomando, Cubi, strappali tutti i vestiti a lui, eh. Va bene. Grazie. È un buon cliente lui. Buona fortuna, ragazzi. Grazie. Vi aspetto fuori. Ciao. 12 seconds later. Aya non ci sta andando perché Aya quando è invisibile non è lui, ok? Voglio vedere che cazzo fa. Guardatelo che co. No. Guardatelo, guardatelo. Sì, ma non sta facendo niente, se ne sta lì zitto. Sì, veramente una pupa meravigliosa. Complimenti. Li sbaccio per suoi. Bacio gli slash me per suoi. Volpina meravigliosa. Sì, ma lei gli ha detto strappa la maglietta e ce l'ha ancora lì. Hai smesso di togliere. Ma devi togliere la maglietta, sto c***one. Oh my gosh. Ma non la togli. Change my mind, please. Change my mind. Eccolo. Qualsiasi cifra per te, c***o. Che faccio, ciao. Ma secondo me lui, cioè lui pensa che sia lei, eh. Secondo me lui legge gli slash me e li scambia per lei. Ma secondo me lui pensa sia. Oh my god. Guardate cosa faccio. Oh, così. Ho messo lo slash me sopra di lei. Tocca i fianchi, mole, tocca... Il colmo, ragazzi, è se lui glielo chiede. Se lui glielo chiede il colmo. Perché pensa che gli slash me sono suoi. Vuoi farlo? Vuoi farlo? Morde! Vuoi farlo? Puoi uscire con me a scena fuori. Penso sia lei. Adesso si toglie i pantaloni, oh, guarda. Mi sento male, ragazzi. Mi sento male. Oh, non l'ho fatto io. Non l'ho fatto io. Giuro che non l'ho fatto io questo. La ragazza sta al gioco, ragazzi. Oh, sì. Allora. Così. Adesso li caccio questi. Lo fai un genio, ragazzi. Se lo fa rido, ragazzi. Aia, raga, mi sento male. Aia, che fisico da paura che hai. Ho male alla mascella, ragazzi. Non si
È un genio questo ragazzo. È un genio. Il privé tra pochi secondi terminerà, ok? Vaffanculo, cazzo, rompi coglioni. Noto che tra poco il tempo è finito, è terminato in teoria. Signora. Non so, devi dirmi te. Signorina. Devi dirmi te. Lei fratello, faccia le ultime ascolta, cose, fratello, posso dirti pure una cosa, amico? Ascoltami, prego. Vieni qua. Vieni qua, capelli rossi, non rompi coglioni, veramente, c***o. Salta milioni, 10 milioni, no problema per ragazza come te. Davvero. Io ascolta, io questi ultimi minuti voglio passarle a dirle una cosa. Dimmi. Mi deve ascoltare. Io non ho mai visto una ragazza così bella. Veramente. Sei troppo bella per stare dentro questo locale. Veramente meraviglia, umana. Lo non so, c'è come però per adesso lavoro qua. È andato, raga, è irrecuperabile. Come lei vuole che io... come? Vuole che io e lei sposti i divani, no problema. Sposti i divani. Chiudiamo porta come cassaforte, stiamo qua. Che delirio. Sto sudando freddo. C'è tuo cagnolino, quello che vuoi tu, chihuahua. Un delirio. Io il tuo chihuahua. A few moments later. Ascoltami, ma com'è andata quella tipa dentro al privé? No, oh, non ti dico, fra. Quella fra mi diceva, fra, adesso me lo chiede, toccami, cioè, ma che cazzo, ho detto questa sta male, fra, wallah, fra, quella tipo ha qualche problema serio. Ho detto questa ci va con me direttamente o? Oh, ma dici Minchia. Che faceva tutta roba off RP o no? No, no. No, no, fra, quella era innamorata pazza, per me mi conosce off RP, fra, ti lo giuro. Anche secondo me. Diceva tipo, fra, spero che me lo chiede di farlo. Ma fra, io ti giuro. No! Sudavo, avevo i colleghi che mi sudavano, ho detto, ma che c***o è? Che schifo, ma che schifo fa? Ho detto, ma porca miseria, ma questa sta male. Poi io tira fuori il biribongo. Ma che cazzo ha? Ho detto, ma che cazzo è sta tipo? Spero che non mi bannano, però va bene. Se può farlo lei, lo posso fare anch'io. Va bene, raga. Toccami. Poi me lo strusciava. Ti striscio le poppe addosso. Striscio il culo. Ma che cazzo? Questa è morta proprio. Sì, veramente. Oh, veramente. È morta di che? È morta, fra. Spero che la mia ragazza sta dormendo. Spero in Dio. Spero in Dio che non ha visto sta live, fra, perché te lo giuro. Aspetta che guardo se mi ha bloccato. No, fra, te lo giuro, lei non è che parla tanto. Mi blocca e basta. NPT, non parla tanto. Non parla tanto lei. Ah, meno male, non sono bloccato. Fra, cancella il VOD dopo, fai così. C'è pure il mio. No, raga, veramente, mi banna, teletamente. No, una paura tremenda di quella ragazza, io te lo giuro. Già qua, mentre ero in live che faceva quella lì, struscio castri, su tette, roba, ho detto, se c'è adesso la Giulia qui, adesso, adesso sono morto. Però, fra, quella lì era veramente malata, fra. Cosa faceva? Vabbè, tipo slash me, poi? Slash me, e te lo struscio addosso, me la struscio addosso. Che c***o, ha detto, a un certo punto mi ha detto, spero che me lo chiede. Che ma c'aveva il c***o lei? No, struscia addosso la cosa. Ah, yeah. La patatina, ha detto così, roba. Ma fa, è troppo sexuale quella. Fa. Che era? Sexuale. Sexuale, troppo. Ma secondo te voleva fare XRP? Sì, sì, quella voleva fare qualcosa. Offre. Mi vede che sono iperattivo, roba strane, fra, energia, non c'è, non c'ho energia che spreco. Cioè, io sono una batteria inesauribile. Domani organizziamo un incontro, allora. Così, con tua sorella? No, fidanzata. No, cioè, ma sta qua, ma quali slash mi faceva? Ma fra, ma di brutto, fra. Ma fra, io non mi immaginavo, ho detto, questa qui è quella seria normale che ti fa il cazzo, fa il lavoro, ti fa il strip club del cazzo, va via, no? Uh-huh. Cioè, questa qua, fra, faceva, ti struscio il culo addosso, che tette, le poppe. Fra, stava male. Io sudavo, fra. Ti giuro che sudavo. Ho detto essere là dentro, fra, te lo giuro, non so cosa avrei fatto, non mi sarei controllato. No, io domani torno, domani mi cambio capelli, robe, maschera, tutto, torno là da lei. No, poi fra, top male, se fra, torni. E poi ha detto al tipo, anche il tipo rosso, gli ha detto, dai ancora un po'. Tipo ha detto che cosa vuole adesso, questa non voleva neanche darsene via, fra. No, fra, ci male. Sta. Hai fatto bingo. Ti lo giuro, fra, aveva un culo che non te immagini, fra. Mamma mia, ti giuro. Oh, avrei voluto vederti. No, ma se mi vedevi, fra, ti giuro, ti bannavano da Twitch. Ma fra, roba scena, fra, qualcosa di sexuale. Sexuale troppo.